Sono 130 posti letto e quindi è una bella struttura che consente finalmente a Villa Scansi di prendere respiro, di avere più spazio per le degenze e quindi anche per garantire il flusso dal pronto soccorso delle persone che devono essere ricoverate, che auspicabilmente staranno meno in barella in attesa che si liberi un posto. E poi da qui parte una riorganizzazione con spostamenti di reparti che libereranno anche degli spazi, progressivamente spazi fisici che servono all'emergenza di Villa Scassi. Ma intanto sono molto curioso di avere qui accanto la vedova di Ferrando e i suoi due figli. Abbiamo deciso di dedicare a lui questo padiglione perché lui l'ha voluto, lui l'ha iniziato. Ed era giusto che ce ne ricordassi il momento in cui lo inauguriamo. È stato un grande manager che ha fatto importante a San Piero d'Arena, un intervento molto significativo a partire dal pronto soccorso. Forse lui voleva anche immaginare che questo diventasse ospedale del Ponente, per essere sinceri, e per un po' rimarrà il più importante ospedale del Ponente. Poi se riusciremo ad avere le risorse ne costruiremo uno completamente nuovo, ma intanto per parecchi anni questo sarà una risposta importante. È molto significativo che si inaugura in questa stagione, a inizio autunno, quando arrivano poi anche le sindrome influenzali. Il pronto soccorso che già funziona molto meglio, bisogna dare atto alla ASL ma anche al suo primario, potrà avere uno sfogo importante perché chiaramente uno dei grandi problemi del pronto soccorso è quello dell'intasamento, e con questo padiglione nuovo che aprirà fino a ottobre, vero direttore, il 28 ottobre. Un giorno storicamente non proprio Fausto, ma insomma va bene così, e quindi penso che si possa avere un miglioramento significativo per l'offerta sanitaria del Ponente genovese.